insieme con i 10 minuti di commento e introduzione al documentario di oggi, che se siete qui sapete è Lullo, si chiama Il cambio di petrolio, un lavoro dell'autore qui presente Michelangelo Severini, che inizio a chiamare sul palco insieme agli altri due ospiti. Il tema di cui parleremo oggi è un tema talmente urgente, talmente importante, che a tal proposito siamo proprio in stato di emergenza. E questo, diciamo, sorprenderà solamente chi non è vissuto in Italia negli ultimi 3 anni, ma è un problema che si ripropone da, almeno dal 2020 in avanti. Quindi noi stiamo vivendo di emergenza in emergenza. Tutta la politica attiva, che quindi dovrebbe essere il risultato di scelte politiche, che invece viene utilizzata in maniera strumentale per comandare quelle stesse scelte politiche. Perché è chiaro che dietro ogni emergenza c'è una task force, ci sono dei tecnici che vengono chiamati per gestire in maniera apolitica un problema che invece è esclusivamente politico. Però è proprio il tema dell'immigrazione, che oggi noi vogliamo trattare in maniera più olistica, in maniera anche approfondita da diversi punti di vista, perché è un tema che non riesce mai ad essere trattato in maniera oggettiva, in maniera proprio olistica, cioè che tenga in conto tutti i fattori che ne fanno parte, tutte le cause e le conseguenze, perché veniamo attirati verso uno degli opposti estremismi. Quindi da un lato abbiamo un modello di sinistra progressista, quello dell'apertura totale, dei porti aperti, della open society, delle ONG, che però finisce per generare dei mostri alla Suma Oro e a quel sistema lì. Dall'altra parte invece abbiamo il rovescio della medaglia, quindi la destra, chi vuole, chi dice il modello aiutiamo nella casa loro, che però è un modello che funziona a parole, funziona per slogan, parla alla faccia delle persone, ma finisce con non risolvere assolutamente il problema. E allora inizio con i nostri ospiti. Volevo chiedere a Michelangelo, che ha scritto, diretto, oltre al libro, anche il documentario che vedremo fra poco, e cosa nello specifico ti ha portato all'interesse verso questo specifico tema, perché non è un tema per tutti, ma soprattutto non è un tema semplice da trattare. Buonasera. Allora, innanzitutto, come poi vedrete nel film, sono costretto a citare questo elemento della mia biografia, perché io dal 2008 al 2018, da 10 anni, ho vissuto all'estero. Quindi quando sono tornato nel 2018 ho trovato un paese completamente cambiato, che facevo fatica a riconoscere. C'erano molte cose che avevano subito un salto di qualità e quindi non rispondevano più a quelle griglie interpretative che io avevo imparato a mia volta, almeno fino al 2008. E, al di là della questione immigrazione, io avevo grosse domande rispetto a quello che stava succedendo in Libia, e nel 2018 non trovavo le risposte che cercavo, quindi mi sono chiesto come fare a trovare queste risposte. Penso che molte di queste risposte le ho trovate, stanno nel film, ma ancora di più nel libro Lullo, perché noi, sai, quando parliamo di immigrazione parliamo di molte cose insieme, no? Per esempio parliamo della gestione della migrazione qui in Italia, quindi cosa significa tutto l'indotto, quindi le cooperative, che il lucro, che ci fa soldi, tutto questo. Io però avevo alcune domande sulle cause della migrazione, perché ce la dipingono come un fenomeno naturale, come se i migranti fossero delle premature che a un certo punto hanno del numero che si staccano dall'albero e cadono dal ferro, viceversa arrivano in Italia. Effettivamente invece, da quanto ci raccontano loro, non è un fenomeno naturale. Ci sono delle cause, delle motivazioni politiche ben precise, in particolare per quanto riguarda la migrazione dall'Africa, e allora la nostra domanda, ritorniamo al punto, è che cosa sta succedendo in Libia. Ed ecco che qui è uscita una storia che nessuno si aspettava, nemmeno io potevo immaginare, e io il motivo per cui il lavoro del Lullo in questo momento contiene qualcosa che è poco meno di un segreto di Stato in questo momento, e quindi si giustifica
tutta l'opposizione, la censura, gli attacchi, la diffamazione che accompagnano ormai questo lavoro da diversi mesi. Quindi per un'estrema sintesi, noi dobbiamo capire che la migrazione non è un fatto a sé, ma è la conseguenza di tutta una serie di altre questioni. In particolare, se parliamo della Libia, noi dobbiamo occuparcene non soltanto perché dalla Libia arriva la maggior parte dei migranti dall'Africa, con tutte le dinamiche che in qualche modo possiamo pensare di sapere, quanto piuttosto perché la Libia era un partner strategico per l'Italia. Noi dal 2011 a oggi abbiamo perso 3/4 dello scambio commerciale con la Libia. Di fatto il gas che acquisiamo dalla Libia ormai è a quantità molto limitate, e anche il petrolio stesso che acquisiamo dalla Libia non è più il petrolio che acquisivamo fino al 2011. Questo per tutta una serie di questioni che chiaramente non solo non vengono a raccontare, ma che in Italia si racconta esatto contrario. Faccio subito un esempio molto pratico, poi ti restituisco la parola. A fine gennaio la Meloni è stata a Tripoli, ha firmato un contratto da 8 miliardi con il governo di Tripoli. Questa è la notizia che ci hanno dato. Benissimo, la storia è tutta un'altra. Perché quella che la stampa italiana, da destra, centro-sinistra, la stampa europea, la stampa occidentale, la stampa dei paesi NATO, ci descrive come il governo della Libia, insediato a tempo di quello, non è il governo della Libia, è un governo illegittimo che non è un governo, è infatti una giunta militare che non ha nessuna legittimità se non il riconoscimento internazionale. Mentre i libici sin dal 2014, dalle elezioni del 2014, hanno votato un Parlamento che mai fisicamente si è potuto insediare nella capitale del paese, a Tripoli, per via dell'opposizione militare delle milizie, e quindi è stato costretto a insediarsi nell'est del paese, dove si sentiva al sicuro. Questo Parlamento, che non è il Parlamento di Bengasi, è il Parlamento di tutta la Libia, è come se in Italia si tenessero delle elezioni, però vincesse un partito che non è gradito al potere internazionale, e quindi i deputati non si possono nemmeno recare a Roma, ma per esempio sono costretti a riunirsi a Torino. Però quello non sarebbe il Parlamento di Torino, rimarrebbe comunque il Parlamento di Italia. Questo è ciò che sta succedendo in Libia dal 2014. Quel Parlamento esprime con voto di fiducia un governo, e questa volta prima nemmeno può metterci piede, sempre per l'opposizione delle milizie. Ora la Libia è spaccata in due, sì, ma da un punto di vista militare, non da un punto di vista politico, come ci raccontano qui, perché i libici stanno tutti con le legittime autorità libiche, con il Parlamento libico, con il governo libico legittimo, inclusi i cittadini di Tripoli, anzi a maggior ragione i cittadini di Tripoli, perché sanno più degli altri cosa significa convivere con l'occupazione militare delle milizie. Ora, i centri di detenzione, la schiavitù, la tortura sotto di estorsione, tutte queste denunce di Amnesty, dell'UNHCR, eccetera, eccetera, questo riguardano soltanto un 20% di Libia, che è Tripoli e dintorni. Questo 20% di territorio ancora fuori controllo, in mano dei gruppi armati ai quali fa l'ombrello questo governo, che non ha la fiducia del Parlamento libico, non è riconosciuto dai cittadini libici ed è lì soltanto a scopo coloniale per saccheggiare le risorse della Libia. Quindi che succede? Quando queste milizie hanno tutta l'impunità del caso per arrivare a saccheggiare fino al 40% del petrolio libico, questi sono i dati che abbiamo a disposizione, li hanno dimostrato addirittura la Procura di Catania con una indagine del 2018 che ha portato all'arresto di più di una decina di esponenti dei clan mafiosi legati alla famiglia di Gela, ma da allora questa indagine è stata bloccata perché nessuno deve sapere che da più di 10 anni ormai la benzina di scambio che noi compriamo alla pompa di benzina, quello del petrolio libico saccheggiato dalle milizie, che quindi arriva sul mercato italiano sotto costo, perché il petrolio saccheggiato che quindi sul mercato internazionale ha un valore inferiore perché dei rischi di impresa
Presa a dover commerciare un petrolio illegale e contrabbandato. Quindi di conseguenza che succede? Che la migrazione è un po' il prodotto, il risultato di tutto questo, perché le milizie di Tripoli, che noi diciamo essere finanziate dal governo italiano e dall'Europa per fermare i migranti, in realtà non hanno moltiplicato i migranti. Quindi la migrazione in questo caso funge come fumo negli occhi, perché i finanziamenti che arrivano al cosiddetto governo di Tripoli sono finanziamenti militari, non allo scopo di fermare i migranti, ma allo scopo di saccheggiare il petrolio libico. Di conseguenza, quando questi gruppi armati hanno il potere di vita e di morte in Italia, hanno trovato in questi anni il modo per arrestare con l'aiuto delle mafie africane subsahariane quanti più ragazzini africani, perché quando arrivano in Tripoli che possono essere ridotti in schiavitù, possono essere sottoposti a tortura a scopo di estorsione, quindi possono fruttare, possono rappresentare reddito per le milizie. Quindi, quando ci raccontano che la migrazione è un fatto naturale, sempre avvenuta, sempre avverrà, noi cerchiamo di mettere un tappone, no, non è così. Noi stiamo finanziando dei gruppi militari che stanno mettendo in piedi una tratta di esseri umani che è in tutto e per tutto paragonabile alla tratta di esseri umani che si è fatta nel 1700, nel 1800, quando si prendevano a forza le persone e si portavano in America a fare gli scavi. Oggi sta succedendo la stessa cosa, perché questi ragazzini raggiungono la Tripolitania con l'illusione di arrivare nel giro di pochi mesi in Europa. Invece rimangono in stato di schiavitù per anni. A quel punto stanno implorando di essere liberati e portati a casa. Dal momento che nessuno li riporta a casa, quei pochi fortunati, dopo anni e anni, qualcuno riesce a passare. Ma dalla Libia ogni anno arrivano 30-40 mila migranti dalla Libia all'Italia. Sono 700.000 i migranti in Tripolitania, c'è un popolo bloccato da anni che non riesce ad andare più avanti né indietro. Noi pensiamo che un migrante si mette in testa oggi l'idea di venire in Europa e la settimana prossima arriva, non è così. Anche se nessun africano più partisse dal proprio paese oggi, comunque ce ne sono 700.000, se vanno avanti a 30.000 alla volta per arrivare in Italia, ci vogliono più di 20 anni per svuotare la comunità di tutti questi migranti. Quindi, da quello che succede, ecco perché il sottotitolo del libro è Schiavi in cambio di petrolio, perché noi concediamo, vediamo due occhi rispetto alla schiavitù in atto in comunità, neanche la schiavitù tale e quale, come abbiamo conosciuta sui libri di scuola, vediamo due occhi perché quelle milizie che riducono in schiavitù questi ragazzi, anche lui stesso ci mettono a disposizione questo petrolio saccheggiato. Quindi io penso che al di là del prurito di dire ah sì, ma ci sono quelli che fanno i soldi sui migranti, ah sì, lo sappiamo benissimo dalla posizione di Buzzi, che in Italia ormai i migranti rappresentano una fonte di reddito addirittura superiore al traffico di droga, sì, ma non c'è solo questo. Questa è una conseguenza di un fatto ancora più grave che a noi italiani ci dovrebbe riguardare, perché la Libia è un partner strategico commerciale, mi verrebbe da dire che forse gli interessi italiani risiedono più in Libia che non in Ucraina, però in Ucraina oggi ne stiamo parlando perché siamo sulla soglia di un conflitto mondiale, siamo d'accordo, ma noi come italiani se non cominciamo a ristabilire i rapporti con quelli che sono i nostri partner strategici da un punto di vista geopolitico, non potremo mai pensare di rimettere in piedi, di riappropriarci della sovranità nel nostro paese. Allora, abbiamo anche Berlati, bravissimo giornalista di Bio Blu, cosa ha spinto invece te a occuparti proprio del tema di migrazione, sia con il tuo lavoro a Mogosone, che presenteremo dopo la proiezione in maniera approfondita, e quindi trattarlo anche con altri, per esempio so che hai approfondito anche le politiche migrazionistiche americane, e quindi cosa ti ha spinto a trattare questo tema anche dal punto di vista degli altri paesi, quindi la maniera in cui gestiscono lo stesso tema e poi riportato a ciò che invece avviene in Italia. Quindi qual è stato per te il mantello, il punto di interesse che ti ha fatto approfondire il tema e studiarlo dal punto e spiegarci anche un gran lavoro come questo?
grazie, ben trovati. Ma io per una strana casualità condivido con Michelangelo il fatto di essere vissuto all'estero per quasi 10 anni, in un paese che ha accolto in questi ultimi anni tantissimi immigrati proprio dall'Ucraina, sto parlando della Polonia. E io ho visto già dal 2014, cioè quando è iniziato il conflitto nel Donbass, arrivare un gran numero di ucraini in Polonia. E questo è interessante perché mentre, per esempio in Italia o in altri posti, in cui abbiamo assistito a un arrivo dilazionato nel tempo, in quei paesi invece sono arrivati tutti in pochissimo tempo. E quello che ho visto è che anche dal punto di vista economico c'è stata una completa rivoluzione. Alcuni settori sono stati completamente presi d'assalto da queste persone. Ovviamente possiamo immaginare perché, cioè per quale motivo, perché costano meno, perché hanno meno le indicazioni salariali e nel giro di pochi mesi coloro locali che avevano un posto di lavoro a un certo punto non ce l'avevano più. E io mi chiedevo a queste persone che fine hanno fatto, perché capisco una persona che in, non so, 10-20 anni può capitare di essere sostituita da un'altra, ma nel giro di pochi mesi questo è sicuramente interessante. Ovviamente l'imprenditoria rapace si è buttata su questo fenomeno e l'ha accolto a braccia aperte. E questo mi ha spinto, l'imprenditoria, assistendo a questo cambio davvero repentino, mi ha spinto ad interessarmi a questo tema, ovviamente non concentrato soltanto sull'Ucraina, sulla Polonia. Io ho iniziato ad assistere a questo fenomeno già da prima dell'inizio del conflitto in Ucraina, da un anno a questa parte, ma quello che sta accadendo è che ne arrivano sempre di più in tutti i paesi europei, le statistiche non ci sono, purtroppo è difficile anche che i governi rinascano dei dati certi su quante persone sono presenti nel territorio. La cosa interessante è che di cui si parla pochissimo è la questione demografica, perché io ritengo che poco si presti attenzione all'uso politico dell'immigrazione, l'uso strumentale dell'immigrazione di massa, che può essere a vantaggio di gruppi criminali, può essere a vantaggio di precise politiche per destabilizzare altri paesi. Io credo che oggi noi dovremmo porre l'attenzione soprattutto su questo, cioè su come viene utilizzata l'immigrazione di massa, non un fenomeno esclusivamente totalmente naturale, ma un fenomeno artificiale messo in atto per destabilizzare economicamente, politicamente, io aggiungerei anche demograficamente altri paesi europei. Prendiamo ad esempio la Francia, che è un esempio più veloce di tutti, quello che sta accadendo, quello che accadrà in Europa da qui a 50 anni, quando gli europei, diciamo quelli che siano abituati a chiamare europei, saranno in minoranza. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti, io questo lo voglio dire, non è una questione di ideologia politica o di preoccupazioni tipo etnico-razziale, ma quello che accade negli Stati Uniti è questo, che è un paese praticamente lacerato al suo interno, cioè un paese che ormai, dove spesso in alcune zone la convivenza è diventata difficilissima. Allora la domanda è: vogliamo arrivare a quelle condizioni, vogliamo arrivare a un'Europa, a un'Italia che assomigli sempre di più agli Stati Uniti d'America da quel punto di vista? E io credo che dovremmo cominciare a riflettere su questo, poi faremo ovviamente meglio dopo il documentario, però ecco, tutte queste domande, questi temi mi hanno portato poi a interessarmi a questo della dedicazione non soltanto nel nostro paese ma su scala mondiale. Si parlava proprio di uso strumentale dal punto di vista politico del fenomeno immigrazionistico e proprio in questi giorni con la proclamazione dello stato di emergenza vediamo esattamente questo. E chiaramente il centrodestra si pone, vuole porsi come argine a questo fenomeno perché oggettivamente c'è stato un incremento rispetto agli anni scorsi degli arrivi, però il problema resta, cioè il problema dell'affrontare
il fenomeno di immigrazione politicamente con la giusta sensibilità, ma senza ricadere negli opposti estremismi di cui parlavo in apertura, è un problema serio, è un problema che va affrontato. E quindi mi chiedo come una forza politica emergente, come Democrazia Sovrana Popolare, possa pensare di riuscire a gestire questo tema scottante, emergenziale sotto molti punti di vista, ma sicuramente non di facile risoluzione. Diceva Carl Schmitt, ritenuto il fondatore della moderna filosofia politica, che chi dice umanità sta cercando di truffarti. Schmitt a sua volta riutilizzava una frase del filosofo francese Proudhon a lui precedente. Ebbene, se questa frase era valida al tempo di Schmitt e di Proudhon, oggi è più valida che mai. Perché? Perché se noi ci pensiamo attentamente, tutte le emergenze del nostro tempo vengono sempre ammantate di questa pappa del cuore, falsificante, pappa del cuore citando Hegel, evidentemente. Quindi le guerre sono umanitarie, e il capitalista è un filantropo. I nuovi modelli sviluppistici sono green, quindi pro-ecologia, e poi c'è l'immigrazione, evidentemente. L'immigrazione che di fatto dicono bene Michelangelo Edoardo a utilizzare anche una terminologia forte come quella di schiavi, perché si tratta di schiavismo di massa, o quantomeno di induzione allo schiavismo di massa, ammantata naturalmente di una forma di solidarietà nei confronti di popoli svantaggiati. È evidente che quando noi ci troviamo in una falsificazione tale, il rischio è forte, perché tu appunto ti contrapponi a qualche cosa che viene enunciato a chiare lettere come buono, come democratico, come umanitario. E quindi se tu osi in qualche maniera intrigare questa narrazione, sei cattivo, sei razzista, sei oscurantista, eccetera, eccetera. Lo vediamo quotidianamente da questo punto di vista. Il problema è che noi dobbiamo non solo inclinare, ma dobbiamo ribaltare questa narrazione. Perché, lo dicevo prima, se era vero prima che chi detiene il linguaggio detiene il potere, oggi chi detiene il linguaggio detiene anche un potere assoluto in termini di suggestione e quindi di creazione di un immaginario. Loro dettano l'agenda delle parole e quelle parole in qualche maniera dopo diventano propulsione per un'agenda politica in senso più stretto. Però noi dobbiamo avere il coraggio che questa agenda è ribaltata e non soggiacere a questa falsificazione. Secondo me lo schiavismo di massa diventa un'opera umanitaria. Dobbiamo avere questo coraggio, anche se certamente non è facile, perché quando c'è in atto e in campo la sofferenza effettiva delle persone, è chiaro che il problema è delicato, perché non stiamo parlando di un problema da nulla, stiamo parlando effettivamente di una sofferenza di persone che mal indotte, mal spinte attraverso una serie di leve che sono più o meno violente, più o meno barbariche, in qualche maniera vanno incontro a un destino ancora peggiore per la loro esistenza, rifocolando, dando forza poi a un conflitto orizzontale che è questa eterna guerra tra poveri nella quale ci vogliono riconsegnare. Bene, dicevi, Sebastiano, nella tua introduzione, il punto primo che una formazione politica come la nostra, l'area culturale della quale vogliamo far parte, deve denunciare questa falsificazione con forza, cioè ribaltare appunto l'idea che chi si dice umanitario oggi è truffatore due volte, è un abusivo dell'umanità. Però naturalmente non possiamo neanche cadere nell'errore, nella semplificazione, nella banalizzazione dall'altra parte, perché è ovvio
che in qualche maniera la prima reazione di fronte a questa vergognosa opera appunto di vampirizzazione della povertà portata avanti da questi falsi filantropi è nascondersi, è rifugiarsi in una forma o di xenofobia o comunque appunto di lotta fra poveri, perché noi siamo in questo scenario. Ecco, noi dobbiamo, secondo me, ragionando politicamente, essere inflessibili nei confronti di tutti gli agenti di questo schiavismo di massa, quindi di ONG e tutti gli altri organismi. Dobbiamo però essere assolutamente comprensivi e realmente umanitari nei confronti del singolo. E la battaglia di civiltà che noi dobbiamo fare è capire che questo conflitto non è certamente un conflitto tra razze, tra etnie, ma è una lotta di classe globale in cui il capitale ha unilateralmente creato guerra nei confronti di una classe globale in cui certamente non esistono le provenienze geografiche. Il lavoratore magrebino è dalla mia parte, come il lavoratore tedesco, come il lavoratore dell'industria dell'America profonda, eccetera. Quindi noi dobbiamo in qualche maniera riappropriarci di questo contesto di lotta di classe applicandolo su scala globale, non ricadendo appunto in particolari che sono effettivamente stupidi e perversi. Poi, dopo naturalmente nel dibattito, secondo me c'è anche un tema, chiamiamolo più metapolitico, che dobbiamo affrontare, che è quello dell'identità e del senso dell'identità. Ma per ora fermiamoci a questo e sono certo che sia il documentario di Michelangelo, sia il libro di Edoardo, forniranno elementi molto validi di riflessione. Ecco, il quadro che emerge da questo scambio in apertura è il sospetto, forse qualcosa più di un sospetto, che dietro questi flussi, dietro questi schiavi in cambio di petrolio, non ci siano per alla fine dietro gli stessi che gli schiavi nei secoli passati li hanno sempre utilizzati e mercificati per i loro scopi. A tale riguardo siamo pronti quindi per la proiezione, quindi possiamo partire con la pellicola che ci darà appunto uno sguardo in quello che avviene nei campi libici e ci farà comprendere quanto dietro la nostra sofferenza nel paese di arrivo ci sia tanta sofferenza nei paesi di partenza, che non dipende assolutamente dalle persone che noi troviamo qui e che generano la guerra tra poveri, ma che invece molto hanno a che fare con chi quei poveri li movimenta, la risposta e li utilizza per il loro scopo. Prima della commissione, andrei in onda un piccolo trailer di 2 minuti che riguarda il referendum contro il divieto di armi in Ucraina, che il comitato promotore del Pugno della Guerra, con partenza della raccolta firme credo il 22 di aprile, e di cui noi come Democrazia Popolare, ma anche altri gruppi, anche il comitato di Mattei fanno parte, cercheremo di raccogliere un'enormità di firme, che sono 500.000 firme, a proposito, ma per uno scopo unitario importantissimo, che è quello di evitare che vengano mandate le armi alla libertà del conflitto da cui noi non abbiamo assolutamente nulla da guadagnarci. Grazie e buona visione. Se non appunto chi la vive in prima persona, come ha fatto Michelangelo,
che ci offre uno spaccato nella vita di disperati che si spostano nei loro paesi per andare in paesi di altri disperati che oggi siamo noi, perché gli è venduto un modello ormai sbiadito di un mondo che era una volta ricco e prospero, che invece oggi è fatiscente. Può l'immigrazione, dal nostro punto di vista, quindi di forza antisistema, per esempio, essere il rimandello tra gli altri per saldare ancora una volta questa Europa che è unita solamente a parole e che invece è per l'accoglienza solo con i porti aperti degli altri? E quindi come possiamo noi, come paese, cerca di tornare sul rano, riuscire ad avere una politica nel Mediterraneo che possa in qualche modo ripristinare, al di là della retorica, della Meloni, del Piano Mattei, di cose che non si realizzeranno mai, ma come possiamo in maniera seria affrontare questo problema dal punto di vista geopolitico, che poi è il vero problema del punto interno di questo discorso. Comunque tu non entra, io immediatamente penso, quando ascolto una domanda come questa, la falsificazione della cosa che viviamo continuamente. Quindi tu mi parli per esempio del discorso dell'immigrazione, evidentemente come forma di solidarietà o orizzontale tra Stati, tra nazioni. E automaticamente io penso al fatto che in realtà questa Unione Europea neanche all'interno di essa stessa si basa sul principio di collaborazione paritaria, ma sul principio di sopraffazione, neanche secondo i vecchi schemi novecenteschi di una potenza sotto un'altra, ma addirittura di una sorta di fantasma che aleggia sopra tutte queste nazioni. Tanto è vero che io ripeto, oggi vorrei la falsa riga, diciamo, di tutti i ragionamenti che vorrei fare, li vorrei portare avanti su questa idea del linguaggio falsificato. Prima cosa che mi viene in mente, l'idea che chi è contro l'Unione Europea sia contro l'Europa, perché purtroppo anche nel linguaggio comune dice io sono contro l'Europa. Ecco, questo è una cosa che noi dobbiamo rimuovere immediatamente. Perché chi è contro l'Unione Europea in realtà è a favore dell'Europa, perché vorrebbe restituire all'Europa il suo ruolo centrale, culturale, geopolitico, a tutti i livelli, come evidentemente potenza, se vogliamo utilizzare questa parola, in collaborazione con le altre nazioni, con gli altri continenti, certamente non uno stato né di primazia né di soggezione. Il problema è che quelli che ci fanno queste lezioncine sul fatto che bisogna essere tutti fratelli e aiutarsi vicendevolmente, in realtà continuamente ripropinano questa idea che esista una forza che deve in qualche maniera preponderare violentemente sull'altra. Lo vediamo anche nel caso del conflitto russo-ucraino. Cioè coloro che anche teoricamente rifiutano l'idea della diplomazia sono quelli che dicono agli altri che sono i guerrafondai, che vogliono i genocidi, eccetera, eccetera. Allora, noi in particolare come Italia questo ruolo in qualche maniera di cerniera geografica, geopolitica, culturale, ce l'abbiamo in qualche maniera scritta nel sangue della storia, fossato della nostra posizione nel Mediterraneo. Io credo che una politica estera, sovrana dell'Italia, evidentemente debba tornare a interfacciarsi serenamente, pacificamente con tutti. Questo è il senso, naturalmente, di quel multipolarismo di Bugnana memoria di cui noi spesso parliamo. Ma sicuramente vogliamo avere un ruolo anche nella gestione umana, in senso reale, di questi flussi migratori, che oramai sono certamente incontrollabili, ma sono incontrollabili a frutto di una pianificazione
L'altra falsificazione, infatti, è che qui siano dei processi storici che in qualche maniera sono ineluttabili, no? In modo che il cittadino medio, ma anche il cittadino in realtà più istruito della media, di fronte a questa presunta ineluttabilità, alza un po' le spalle e dice: e che ci possiamo fare? Oramai è così. Siamo tutti entrati in questa forma di condizionamento mentale. I processi storici in realtà non sono affatto ineluttabili, sono tranquillamente mutabili, se non addirittura ribaltabili, perché alla radice di tali processi storici c'è una pianificazione. Quindi se si inizia oggi a pianificare un piano d'uscita differente, è evidente che usciamo anche da questa presunta ineluttabilità. Ultima riflessione, sempre linguistica, ne parlavamo proprio con Michelangelo poche ore fa. Pensiamo un attimo alla parola migrante che ha sostituito il lessico emigrato o immigrato. Io non so perché queste parole debbano essere considerate scorrette o tantomeno discriminatorie, non lo so. Fatto sta che questa condizione migrante, participio presente, cosa indica? Indica una condizione permanente per cui il percorso di spostamento da una nazione all'altra, da un paese all'altro, non è neanche che si concluda con quello spostamento, ma è di fatto uno stato dell'essere. Perché? Perché ci dicono questi padroni del discorso, questi filantropi, supposti che la condizione, diciamo, di questo homo novus sia quella sostanzialmente di rivendicare questo eterno diritto allo spostamento. Benissimo, prendiamo pur per buono che esista un diritto allo spostamento, ci mancherebbe altro, magari è un diritto allo spostamento frutto di un proprio convincimento personale, non di un'intuizione violenta. Però lasciatemi dire una cosa: se esiste il diritto allo spostamento, potrà anche esistere il diritto di una persona di farsi una vita nel paese dove è nato. È razzista questo? Chiedo. Certamente sono benvenute le persone che vengono da altri paesi, ma se queste persone riescono a trovare la loro realizzazione personale, economica, familiare nel loro paese, io ritengo che sia primario, esattamente come è criminale il discorso che viene fatto ai nostri ragazzi quando le dicono continuamente: ma che ci fai, andate all'estero. È lo stesso meccanismo. Se uno vuole andare a Berlino, certamente che vada a Berlino o a Londra o a New York, ma non deve essere un processo indotto secondo cui, esattamente come la Thatcher diceva negli anni 80, che chi non aveva un'automobile del proprietario è fallito, chi non va a lavorare all'estero è fallito. Va a lavorare all'estero chi lo fa sulla base di un suo privato, personale, motivato convincimento, non sulla base di una lavaggio del cervello. Io voglio saltare qui la possibilità che le persone possano operare e realizzarsi anche e soprattutto nel loro paese. Anche perché, e concludo, ultimo punto, noi dobbiamo fare una riflessione su questo termine, identità, che è un termine oramai considerato maledetto dalla vulgata giornalistica, mediatica, eccetera. Perché si pensa che rivendicare il fatto che esistano delle identità, fatto naturale, scontato, banale, sia di per sé qualcosa di discriminatorio nei confronti dell'altro. E allora cos'è che avviene? Avviene una cosa aberrante, per cui non è che in qualche maniera si acquista qualcosa negando la propria identità, ma la perdono tutti. Perché di fatto l'universalismo di cui parlano questi progressisti di Davos non è un multiculturalismo reale, cioè uno scambio culturale tra differenze, ma è il nome sostanzialmente della
abdicazione dell'annullamento della propria identità. Il cittadino africano che viene in Italia, certamente ci dicono questi signori che noi, per non turbarlo, non dobbiamo dire chi siamo, le nostre tradizioni, le nostre convinzioni, ma non è certamente che a lui sia concesso portare veramente la sua cultura. È un annullamento orizzontale in cui noi praticamente insegniamo un dialogo tra sordi, una finzione di relazione che è la distruzione stessa del concetto di cultura, perché la cultura è dialettica tra differenti. E allora, laddove questi universalisti, in cui questo universalismo fosse la forma di razzismo peggiore che possa esistere in questo momento storico, dicono appunto questa ode al mio istinto, io dico viva la differenza. E nel momento in cui dico viva l'Italia, è come se dicessi vive la France, Heil Deutschland, Rule Britannia, eccetera, eccetera, eccetera. Perché rivendicare il diritto alla differenza significa rivendicare il diritto a ciascuno di essere prima di tutto se stesso. Vedremo di collegarlo al suo lavoro, non con Zonni. Volevo chiederti, ci parlava prima Michelangelo del fatto che qualcuno dei tuoi colleghi, non vorrei offenderti chiamandoli colleghi, vari testate, si rifiutano, sono rifiutati di parlare di questo tema da questo specifico punto di vista, perché chiaramente non offre loro il modo di convincerci che questo tipo di status quo, cioè quello che si è dovuto creare a seguito di una precisa identificata, come ci faceva notare Antonello, è operazione per ottenerlo, e non sia nei loro gradi, quindi chi controlla l'informazione non c'è la volontà di trattare questo argomento in maniera seria, come stiamo provando a fare stasera con la proiezione, con il tuo libro e con il commento. Grazie. Allora, un attimo. Sì, in effetti sì, devo dire che io all'inizio del mio libro parlo proprio di questo, cioè del fatto che la propaganda preferisca dividere il campo per quanto riguarda l'immigrazione in sostanzialmente due: da un lato quelli che accogliamo tutti senza criterio, e dall'altro quelli che invece un po' più frescamente dicono parliamo sulle carrette del mare, così smettono di arrivare. Ecco, questi due approcci secondo me sono tutti e due sbagliati, e il problema però è che l'informazione, soprattutto quella mainstream, cioè anche quella televisiva, è possibile impostare un dibattito serio, un dibattito fondato sui dati, ma lo si fa sempre e solo sulla propaganda, sempre solo sulle urla, sempre solo sulle immagini utilizzate per intenerire i cuori delle persone e quindi far accettare quello che deve essere accettato. Io condivido quello che è stato detto, cioè che l'immigrazione di massa non è un fenomeno così naturale. È vero che le persone si sono sempre spostate nel corso della storia, però è altrettanto vero che a me sembra di notare che spesso questi spostamenti avvengano in certi periodi, o perlomeno vengano, come dire, aumentati in certi periodi rispetto ad altri. I testimoni del documentario ne parlano, sono stati nominati, io non lo nomino, ma vuol dire, sappiamo di chi parliamo, di filantropi, tra virgolette, che hanno molti interessi su questo fronte. Tutte le associazioni, le organizzazioni non governative sono coinvolte in questo affare, il gigantesco affare. Quindi, la prima cosa da fare è sensibilizzare le persone a capire che l'immigrazione di massa è un tema trasversale, quindi non può essere appannaggio di una parte politica. Se una parte politica si impossessa di questo tema, poi ovviamente la volge al proprio piacimento e categorizza tutti quelli che la pensano diversamente, che provano a criticare la gestione dell'immigrazione, la gestione dei flussi, eccetera, eccetera. Quello che mi ha colpito di
del documentario è anche il fatto che mi veniva da chiedere più volte durante la proiezione, queste persone arrivano in Europa ma a fare che cosa? Cioè, nel senso, adesso non voglio mettere solo sul piano economico, perché appunto la disoccupazione, come dicevi anche tu, molti italiani devono andare all'estero perché non c'è lavoro, speranza e altro, ma la metto anche sul piano di valori. Cioè, l'Europa oggi che valori ha da offrire a queste persone? Che tipo di visione del mondo ha da offrire a queste persone? Io noto che spesso molta più dignità c'è in queste persone, molti più valori ci sono in queste persone che non in tanti politici europei che dovrebbero offrire loro dei valori per sentirsi a casa qui in Europa. Questo è un altro punto fondamentale. E quando qualche anno fa c'è stato quel grande flusso di migranti o immigrati in Germania, la Merkel disse che effettivamente poi si sarebbero integrati, e a me faceva pensare questo, cioè integrati a che costa, cioè che cosa l'Occidente ha da offrire a queste persone. Non a caso infatti in Germania ci furono degli attentati compiuti, si dice questo, da immigrati anche di seconda generazione, e questo mi fece pensare ancora di più. Cioè, noi abbiamo visto che nonostante tutto gli immigrati di seconda generazione o terza generazione vanno poi a finire nelle maglie del terrorismo piuttosto che della criminalità, perché non riescono a trovare un valore o dei valori nell'Europa, negli Stati europei. Quindi è chiaro che l'immigrazione va affrontata a livello generale, a livello più ampio, non soltanto gestendola con un problema amministrativo o di giurisprudenza, che pure serve, ma è un problema anche di valori. L'Europa ha dei valori oggi, si rifà qualcosa che non sia semplicemente gestire, sfruttare oppure depredare? Ecco, io credo di no, non c'è una visione dell'Europa per cui possiamo dire di poter accogliere persone in questo continente e dare nel futuro una speranza. Io non in questo momento con questi governanti purtroppo non la vedo, e in effetti poi vanno in India a parlare con quei personaggi ambigui, a stringere accordi e a ricevere ministri ed altri, e quindi succede quello che succede. D'altronde nel mio libro ne parlo, noi poco possiamo fidarci dei governi dei paesi di provenienza, che ricevono con una mano, ricevono tutti i soldi, e con l'altra ovviamente fanno affari con i gruppi più o meno criminali che gestiscono quelle tratte. Questa è purtroppo la realtà del nostro continente. Io vorrei fare riferimento anche a un altro aspetto che dicevo prima, cioè quello demografico. Se noi facciamo un piccolo parallelo, noi vediamo che l'età media in Italia, e in Italia non solo in Italia, in Europa è molto alta. Per esempio abbiamo regioni in Italia dove l'età media è di 45-48 anni. L'età media invece dei paesi africani è molto bassa. Quindi questo che significa? Significa alcune cose. Innanzitutto che c'è una riserva enorme di materiale umano che può essere sfruttato da queste organizzazioni criminali quasi all'infinito, diciamo così. E in secondo luogo significa che l'Europa dovrà prima o poi fare i conti con questo continente, perché questa grande massa di persone, adesso sono in India parecchi, ma sono ancora tanti in Africa, e prima o poi spingerà, prima o poi tenterà comunque di confrontarsi con l'Europa, e questo sarà un problema. L'Europa invecchia, l'Africa è un continente giovane, e quindi prima o poi tra 50-100 anni noi dovremo fare i conti con questo, lo stiamo già facendo adesso. Sono tutte cose però purtroppo, se il governo, se i politici non guardano a medio e lungo termine, non si potrà mai risolvere questo problema, non si potrà mai impostare un discorso serio, perché se il politico pensa solo come arrivare a fine legislatura o anche a metà, e chiaramente non, il problema poi verrà lasciato a quelli successivi che lo lasceranno agli altri successivi e non si risolverà mai niente. Quindi io penso che per parlare di immigrazione bisogna
bisogna innanzitutto chiarire che è un problema che va al di là della semplice amministrazione, della semplice creazione di leggi, ma deve essere affrontato a 360 gradi, confrontandosi anche con il problema di metapolitico e anche demografico. E questo è importante a medio e lungo termine. Volevo chiedere a Michelangelo, data la tua formale conoscenza della Libia e quindi immagino anche di quello che avviene, di quello che è lo stallo politico, militare che c'è in questo momento in Libia. Nessuno la sera di cristallo, però secondo te, viste le forze in campo, come si potrebbe risolvere la situazione? C'è una possibilità che il generale Haftar, come vuole il popolo, come diceva nel documentario, abbia la possibilità di conquistare la Libia e quindi o addirittura, perché sappiamo anche che sono state impedite delle legittime elezioni, perché il figlio di Gheddafi aveva un decido. E quindi secondo me c'è la possibilità che la parte popolare avvenga una sorta di liberazione della Libia, posto che i poteri occidentali lo permettano, oppure sono destinati a continuare in questa situazione ancora loro? Sì, grazie per avere l'occasione per raccontare un po' che è successo nell'ultimo anno, come sta succedendo adesso in Libia, e così inseriamo anche l'operazione fatta da Meloni a fine gennaio. Come giustamente ricordavi tu, nel dicembre 2021 si sarebbero dovute tenere finalmente le nuove elezioni in Libia, che erano state preparate dalla comunità internazionale ormai da un paio d'anni, eccetera, eccetera. Le elezioni sono state annullate una settimana prima del voto da una ministra che è entrata armata all'interno del palazzo della commissione elettorale a Tripoli e ha cancellato così sentimento le elezioni di tutto un paese, ovviamente con tutto l'Occidente che era a favore di questo annullamento, anche se magari non in maniera esplicita, per il motivo che dicevi tu, perché Saif Gheddafi, il figlio del colonnello, dopo anni in cui nemmeno si sapeva se fosse vivo o morto, a metà novembre, nel momento che erano state indette le elezioni, a metà novembre del 2021 ricompare all'improvviso e dice mi candido. Nel giro di poche settimane aveva già un consenso alle stelle e quindi sarebbe diventato il prossimo presidente della Libia così diretto, senza neanche passare dal ballottaggio. Questo è il motivo non solo per cui hanno annullato quelle elezioni, ma è il motivo per cui le elezioni ancora non si tengono. Al di là di tutte le parole e dichiarazioni delle cancellerie occidentali. In particolare, per esempio, un anno fa l'ambasciatore americano a Tripoli e gli hanno chiesto, ma alla fine, ma qual è il problema di tenere le elezioni? Lui la sua dichiarazione è stata questa: in Libia purtroppo non si possono tenere elezioni per un motivo di cause di forza maggiore. Tant'è vero che adesso i libici non lo chiamano nemmeno più, sai che lo chiamano causa di forza maggiore. Perché tutti sanno, anche i muri in Libia, qual è il motivo per cui non si tengono le elezioni. Allora la situazione adesso è questa. C'è l'America e la Gran Bretagna che stanno facendo pressioni sui due governi, uno è un governo, l'altro è una giunta coloniale, perché si mettono d'accordo su una modifica costituzionale che impedisca a Saif Gheddafi di candidarsi. Se raggiungono questo punto, allora si potranno tenere le elezioni. Siccome nessuno lì vuole introdurre questa modifica costituzionale, altrimenti i popoli vanno a prendere a casa, allora le elezioni non si tengono. Allora la Gran Bretagna ha pensato a un piano B. Il piano B è stato denunciato il mese scorso da un coraggiosissimo giornalista libico che vive però a Tunisi, il quale con le sue buone profonde contatti che ha avuto è riuscito a sapere che a Misurata il mese scorso c'è stato un incontro segreto tra l'ambasciatrice britannica in Libia e una milizia, una delle tante milizie della Tripolitania. Lo scopo era quello di organizzare l'eliminazione fisica di Saif Gheddafi.
quindi stanno puntando all'eliminazione fisica di segretà in modo da poter fare le elezioni. La settimana scorsa è uscito l'ultimo sondaggio in Libia, ovviamente neanche a dirlo, sei all'80%, poi secondo c'è Haftar, mi pare all'8%, e poi fino a mano tutti gli altri. Queste sono le proporzioni in questo momento. Cosa può fare l'esercito nazionale libico? L'esercito nazionale libico nel gennaio del 2020 era alla periferia di Tripoli, cioè aveva già praticamente liberato tutta la Libia, mancava soltanto Tripoli capitale. Io ero in contatto, ci stanno questi audio, li trovate nel libro, perché poi tra l'altro nel libro ci sono dei codici QR attraverso i quali potete andare ad ascoltare i messaggi, i video, o vedere i video che sono caricati online. Insomma, i libici che stavano dentro Tripoli mi dicevano che è questione di ore, perché ormai l'esercito, se vediamo le spalle, stanno qua, tra poco entreranno in città e finalmente è finito tutto questo delirio. Cos'è successo? È stata organizzata in fretta e furia la conferenza di Berlino 1, che aveva due punti sostanzialmente: il cessate il fuoco e l'embargo alle armi. Allora, il cessate il fuoco si è fatto ed è durato per alcuni mesi, a partire da gennaio 2020 fino a aprile-maggio 2020. Per l'embargo hanno creato una missione militare internazionale navale, si chiama IRINI, e l'Italia è alla guida di questa missione navale internazionale per il pattugliamento delle coste libiche, per non far arrivare le armi. Il problema è che i turchi le armi le hanno portate via con dei voli. Quindi in quei mesi la Turchia ha aviotrasportato tutto l'armamento necessario, inclusi 20.000 mercenari siriani. Nessuno ha visto niente, nessuno ha detto niente, e quindi dalla primavera del 2020 la Turchia ha ripreso il controllo di tutta la Tripolitania, finché poi nell'ottobre 2020 c'è stato un accordo militare, e da allora di fatto non si sparano più uni contro gli altri. Se sentite gli spari, sparatorie, combattimenti in Libia, queste sono le milizie che si combattono tra di loro, ma le milizie con l'esercito nazionale libico dall'ottobre 2020 non è stato più sparato un colpo. Il punto è questo, che l'esercito nazionale libico sa benissimo che adesso non si deve confrontare soltanto con le milizie, ma si deve confrontare addirittura con l'esercito turco a Tripoli. Per non contare del fatto che gli italiani, ufficialmente c'è la presenza di alcune centinaia di militari italiani a Tripoli, la stessa cosa vale praticamente per tutti i paesi della NATO, quindi questa è un'occupazione di fatto della Tripolitania. Gli altri dicevano che è un piccolo pezzo della Libia, sì, però c'è la capitale, lì c'è la banca centrale libica, lì c'è il NOC, il National Oil Corporation, che è l'ente di Stato libico per la vendita del petrolio. I soldi passano da Tripoli, quindi controllare Tripoli significa di fatto controllare l'intera Libia, anche perché esiste una risoluzione delle Nazioni Unite, niente di meno che delle Nazioni Unite, che impone che i libici, per vendere il petrolio all'estero, lo debbano vendere attraverso Tripoli e non da Bengasi. Cioè a Bengasi non si può vendere petrolio all'estero. Ne ho parlato anche con esponenti del governo italiano attuale, che mi hanno contattato per chiedere lumi sulla Libia, eccetera, ma ragazzi, con una crisi con il governo italiano andiamo a prendere a Bengasi il petrolio. Ok, c'è una risoluzione delle Nazioni Unite che lo vieta, ma quante risoluzioni delle Nazioni Unite sono state infrante negli ultimi decenni, una più, una meno? Non solo, ve ne dico un'altra: il centro storico di Bengasi è ridotto un colabrodo in seguito all'occupazione dell'ISIS, perché Bengasi è stata occupata dall'ISIS per 3 lunghi anni. Ora, il centro storico di Bengasi è stato costruito dagli italiani negli anni 20-30, io glielo ho venduto così, ma cazzo, ma portate le imprese italiane a Bengasi, quelli hanno i soldi ma non hanno la tecnologia per ristrutturarlo su questo quartiere. Fate un botto per le imprese italiane. A livello internazionale vi intestate un'operazione stratosferica, perché andate a ricostruire il quartiere italiano di Bengasi e poi ci siamo messi a ridere. Perché come dire, ma scusa, no, cioè, lo sappiamo che non lo possiamo fare perché gli americani non vogliono. E quindi di cosa stiamo parlando? Allora, la
sensazione è questa. Allora, che, qual è il significato degli accordi firmati dall'Unione Europea con Piero Mattei? Vi faccio notare che l'ENI ormai quote dello Stato sono intorno al 30%, vuol dire che se rimanete al 70% appartiene a fonti di investimento, per la maggior parte sono anglosassoni. Quindi se la Gran Bretagna ha intenzione di sferrare un nuovo attacco in Libia per andare a riprendersi i posti di petrolio che in questo momento non controllano, servono investimenti militari. Okay? Siccome la Gran Bretagna non poteva mandare soldi liquidi così al governo illegittimo di Tripoli, hanno mandato l'ENI in avanti, facendo pensare a tutti che i soldi li ha messi l'Italia, non li ha messi l'Italia, li hanno messi questi fondi di investimento perché stanno preparando una guerra, quei soldi non hanno niente a che fare con il gas, questi sono finanziamenti militari allo scopo di andarsi a riprendere i pozzi di petrolio nel sud della Libia. Quindi questa è la situazione militare, questa è la situazione politica in Libia. Poi ci dicono piano Mattei perché così risolleviamo la Libia e così non partono i migranti. Ma che cazzo state facendo? Le milizie hanno messo in piedi la tratta di schiavi, la tratta di esseri umani. I maggiori responsabili delle milizie risiedono, hanno posti di governo all'interno del governo di Tripoli. Le stesse mani che la Meloni ha stretto sono capi di milizie, di gruppi armati. Tripoli e la Tripolitania sta dando ospitalità ai peggiori criminali islamisti legati all'ISIS, legati al Nusra, che hanno perso sui vari fronti di guerra a livello internazionale e che adesso sono ricercati e farebbero una brutta fine praticamente ovunque, stanno tutti lì in Tripolitania perché lì possono ancora salvarsi. Allora questa è la situazione e questo è il modo nel quale dovremmo raccontare la migrazione dalla Libia in questo momento, perché è tutta una conseguenza di questi fatti politici, come diceva giustamente Antonello, non esistono fenomeni naturali quando si parla di uomini, quando si parla di umanità, sono tutti fatti politici e ai fatti politici c'è sempre, come diceva Falcone, un inizio e una fine, a patto che cambino le premesse e a patto che cambino le cause. Allora, se ci vogliamo occupare delle cause, io sto cercando di fare quello, ma pornografia delle conseguenze legate ai salvataggi in mare, a me non mi interessa. Volevo chiedere ad Edoardo di spiegare al nostro pubblico cosa sono le Noble Zones e passando dal profondo sud al profondo nord dell'Europa e quali sono spettacoli dei paesi del nord Europa, come hai analizzato nel tuo libro, e quali sono le conseguenze dell'immigrazione in quel paese e perché secondo te è rilevante per noi sapere quali sono. Noi abbiamo parlato con il documentario del problema di partenza, ma il problema d'arrivo, in paesi d'arrivo, con l'integrazione che non c'è, quindi genera, come dice appunto delle zone in cui neanche lo Stato ha la possibilità di intervenire, è chiaramente un problema che ci pone di fronte sempre con quel video che viene trattato in maniera polarizzante, e invece che provando a trattare in maniera più approfondita genera una discussione che politicamente diventa forse fin troppo ambiguo per qualcuno. Sì, allora, diciamo che noi quando ascoltiamo i temi dell'immigrazione tendiamo sempre ad ascoltare appunto all'Africa, al Medio Oriente e anche quando si parla di rifugiati si pensa a persone che arrivano da questi posti. In realtà in questi giorni si parla appunto di rifugiati dall'Ucraina. Ovviamente però si sarebbe da avere un fatto perché i rifugiati dell'Ucraina sono trattati in maniera completamente diversa rispetto ai classici rifugiati che siamo abituati a conoscere. Quindi diciamo non voglio addentrarmi troppo sulla questione dell'Ucraina, però tu dicevi le nuove zone. Queste sono praticamente delle zone che sono nate per la prima volta in Europa in Svezia. Uno dovrebbe chiedersi come mai un paese così pacifico con la Svezia nascono queste nuove zone. Queste nuove zone non sono un'invenzione della stampa, come negli Stati Uniti spesso fanno notare alcuni mezzi di comunicazione, in realtà esistono e a testimoniarlo ci sono proprio i governi
svedesi, sia quelli ovviamente di centro-sinistra che quelli di centro-destra, che hanno ammesso tramite i loro esponenti che in Svezia la situazione è fuori controllo. Cioè significa che ci sono parti di città come Stoccolma, come Gothenburg, che sono sotto praticamente il controllo di bande criminali che sono talmente, come dire, esperte che riescono a utilizzare anche ordigni. Cioè qui non si tratta più di criminalità che può esserci nelle città italiane, ma praticamente utilizzano qualsiasi tipo di arma pur di portare a compimento quelle che sono le loro efferatezze. Questo che cosa significa? Significa che o ci si mette in testa che l'immigrazione deve essere gestita in qualche modo, in maniera intelligente e realistica, oppure noi nel cuore dell'Europa cominceremo ad avere problemi del genere. In Svezia, in primis, io per esempio avevo letto la notizia di un gruppo di rifugiati ucraini, tra l'altro si trattava soprattutto di donne, che erano arrivate in Svezia e dopo i primi giorni erano state assalite nel centro di criminali da personaggi non meglio qualificati, ovviamente la stampa non ha fornito le generalità di queste persone, e sono state aggredite a tal punto che hanno detto sì, in Ucraina abbiamo la guerra, c'è il pericolo, però io una situazione del genere non l'avevo mai vissuta nel mio paese. Ecco, questo per far capire come la situazione purtroppo proprio nei paesi che si considerano più democratici e ormai quasi fuori controllo. I paesi del nord Europa sono particolarmente sensibili e ci tengo a sottolineare che spesso alcune posizioni che uno non ci si aspetterebbe arrivano proprio da partiti di sinistra, per esempio partiti socialdemocratici, in Danimarca, nella stessa Svezia, cominciano a ad affrontare il problema dicendo la verità, cioè non si può più ormai nascondere quella che è la verità. Hanno ammesso che un certo tipo di integrazione è fallita, che continuare a importare queste persone senza assimilare o integrare quelli che già ci sono è un progetto completamente fallimentare, invece noi quello che sentiamo dalla propaganda è continuare ad accogliere, continuare ad arrivare in Europa senza limiti e senza praticamente nessun approccio critico. Hanno ammesso che questo tipo di politiche è fallito, naturalmente si trovano con un problema. Qual è il problema? Che queste persone non possono essere riportate indietro. È molto difficile, molto costoso riportare indietro. Allora di cosa emerge? Emerge che si comincia a parlare, per esempio, di filtrare i migranti all'ingresso, cioè non nella partenza, non quando arrivano, e si parla appunto di centri di filtraggio in Africa o nei paesi di provenienza. Naturalmente anche lì bisognerebbe capire come li organizzeranno, quali interessi ci sono, chi li gestisce, perché è un funzionamento come ci testimoni con i volontari. Quindi il problema è questo, che quando si vuole accogliere, io voglio dire anche per uno spirito giusto di altruismo, di benevolenza, però quando a livello quantitativo il numero è eccessivo, praticamente assimilare o integrare diventa impossibile. E questo è quello che vediamo in Europa in molti casi, in molti ambienti. Ci sono sondaggi che fanno capire come ormai in Nord Europa molte persone non si sentono più sicure in posti che tradizionalmente erano sicuri, e quindi io credo che sia un problema attualissimo, sia un problema da affrontare al più presto, altrimenti più si attende, più si va avanti e più diventa incontrollabile, come accade appunto in questi paesi che ho appena citato, ma si può citare anche la Francia, per esempio, si può citare anche la stessa Germania. Cioè, voglio dire, è una questione che non è soltanto di ordine pubblico, è una questione anche di
di valori, è una questione anche di visione politica che sappia da un lato preservare una certa identità giustamente e dall'altro integrare offrendo a queste persone una prospettiva che oggi però non viene assolutamente proposta, non viene considerata, o si considerano soluzioni sul modello libico per cui a un certo punto il migrante deve smettere di arrivare perché per disperazione, per paura di morire, quindi non vengono più per questo, cioè qualcuno potrebbe essere magari anche contento, si dice adesso non arrivano più da là perché tanto arrivano in Libia, si spaventano da parte di là perché dovrebbero poi tornare dietro, ma questa non è una prospettiva praticabile, non è che si possono fermare tutti quanti in questo modo qua. Quindi è chiaro che bisognerà affrontare questo tema, però che quando si tratta solo di un problema amministrativo, un problema di tipo economico, certamente non si va da nessuna parte, un problema anche più ampio di tipo, come dicevo prima, metapolitico che dovrebbe caratterizzare però il futuro delle nazioni. E questo io non lo vedo purtroppo, anzi, come dire, premare quella mentalità di cui si parlava prima, per cui se una persona non sta bene più nel suo paese, si dice tranquillamente vai, tanto puoi trovare altro all'estero e qui importiamo gente appunto che viene da altri posti, non potendo però garantire, io vorrei capire, vorrei chiedere a chi, a quelli delle organizzazioni non governative oppure ai nostri politici, quali sono le statistiche degli immigrati che arrivano in Italia dopo qualche anno, cioè vorrei capire, lavorano, non lavorano, dove sono, hanno delle prospettive, una sorta di follow up. Sì, ma voglio capire io dopo un paio di anni, tre anni, che cosa accade a queste persone, perché è vero che in Libia rischiano la vita, ma poi in Italia che prospettive hanno? Cioè che cosa succede? Cioè va bene o raccogliere, ok? Creiamo un problema, un'emergenza, si accolgono, si proteggono, ma poi si dà in Italia, dove sono queste persone? A bivaccare davanti alle stazioni? Che la stazione di Milano è diventata il Far West? Beh, la stazione di Milano è impossibile andare, stare intorno alla stazione senza avere timore che qualcosa non succede, cioè, un giorno, non sto parlando della notte. Allora, se uno dice queste cose qui, viene scambiato per un razzista, per un destra, eccetera, eccetera, quindi non si può parlare di questo, ma la realtà è questa. La realtà in Italia è questa. Poi chiaramente, ne parlavamo anche prima, la percezione. Io vedo, diciamo, ci sono persone oggi qui con noi, pochi ma buoni, però ovviamente il tema di migrazione è un tema un po' a macchia di leopardo, perché è chiaro che se una persona vive nell'Appennino italiano o nella, non so, in Basilicata, vive in una regione così, chiaramente avrà una percezione dei problemi legati alla migrazione diversa da una persona che vive nella periferia di Milano, che vive nella periferia di Torino, eccetera, eccetera. Quindi, anche da questo punto di vista, far passare l'idea appunto che l'immigrazione è un tema importante e attuale si scontra con una realtà, la percezione che le persone hanno di questo tema, di questo problema. E non è semplice, ovviamente, perché poi, come dicevo prima, è anche una questione fortemente ideologica, i partiti politici se ne impossessano, soprattutto alcuni, e quindi a volte le persone, pur se sono sensibili a certe problematiche, evitano di parlarne, evitano di prendere una posizione perché magari il suo partito la pensa in un certo modo, perché altrimenti no, io non voglio passare per una destra, no, non voglio passare per un di estrema sinistra, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, io penso che quello che stiamo facendo oggi è già una grande cosa che stiamo cercando di affrontare e di complemento con voi per l'organizzazione, perché stiamo cercando di affrontare questo argomento in maniera seria, senza estremismi, senza urlare, e io invito anche chi ci ascolta oggi ad andare a leggere i dati, perché poi la questione di immigrazione deve essere letta nei dati. Andiamo a vedere quanti migranti ci sono in Italia, quanti migranti ci sono, quanti sono regolari, quanti sono irregolari. Soprattutto come parlavo prima della questione geografica, pochissimi sanno per esempio che c'è una sproporzione
avevo visto anche il documentario, questo mi ha colpito, c'è una sproporzione tra uomini e donne, c'è una sproporzione tra uomini e donne. Perché accade questo? Io vorrei chiedere a quelli appunto che propagandano l'apertura dei confini indiscriminata, che mi spiegassero per quale motivo arrivano molto più uomini rispetto alle donne. Io vorrei sapere questo. Dall'Ucraina è esatto il contrario. Oggi sappiamo perché gli uomini devono rimanere in patria e le donne possono andare lì. Ma per quale motivo nel paese italiano e nel Medio Oriente abbiamo questi dati? Questi dati però, io lo ripeto, a lungo andare questo fatto porterà dei problemi. La sproporzione, non cito a caso la Svezia ancora una volta, ma in Svezia si è visto che la popolazione di sesso maschile sta superando quella di sesso femminile anche nelle fasce di età dove in precedenza la popolazione femminile era tendenzialmente più numerosa. Perché? Perché stanno mettendo nella società troppi immigrati che arrivano da certi paesi e che sono di sesso maschile. Questo è un punto di cui però non si parla, non si dice, e che però crea problemi a livello sociale, crea problemi a livello di integrazione, a tal punto che in Svezia devono fare i corsi per gli immigranti per spiegare loro, agli uomini, che insomma certi approcci con le donne svedesi, come fanno con il loro paese, non è praticamente consono e accettato. Ecco, quindi per capire, per far capire qual è la situazione. Un problema complesso, un problema sfaccettato, ma che richiede ovviamente anche da parte di chi governa un impegno da subito, non si può aspettare più, perché altrimenti più passa il tempo più diventa ingovernabile. Della propaganda proprio sul fatto della sproporzione tra uomo e donna che sembra non poter essere trattato in maniera razzista, però analizzando il fattore propaganda, come dicevo, ci sono molti spot pubblicitari che vengono fatti da multinazionali, da varie soprattutto in UK per esempio, in cui ci sono, vengono state sempre delle coppie miste, ma in quasi pubblicitari, però non riflettono mai, come dicevi tu, la realtà, non riflettono mai i reali dati e la proporzione tra quante coppie miste effettivamente ci sono, ad esempio, in Gran Bretagna, e quanti invece vengono mostrati in maniera eccessiva. E perché? Perché poi è chiaro che l'accoglienza ci viene calata dall'alto a forza tramite la propaganda dell'entertainment, turno, dei film in cui per forza di cose di avere un cast multiculturale, altrimenti ormai non puoi vincere neanche più un Oscar. No, volevo soltanto aggiungere una cosa. Non solo nella propaganda è sempre usata una coppia mista, ma nel 99% dei casi l'uomo è straniero e la donna è locale. Questo è il problema, no? Ma ormai è così, cioè far accettare un'idea che deve essere quella, propagandarla, poi voglio dire, nessuno qui sta dicendo che se uno vuole frequentare persone di qualsiasi colore, ma voglio dire che l'idea che si deve far passare e si deve far accettare esattamente questo, cioè c'è un'idea di società che vogliono che la gente comincia ad assorbire, accettare come normale, e questa passa. Naturalmente, a farla accettare in due modi, sia dal punto di vista della propaganda mediatica che poi della pratica con un'accettazione di immigrazione incontrollata da Stati. Abbiamo gli ultimi 5 minuti, provo a scorrere qualche domanda, ce n'è una che è fortemente deputata, che volevo girare ad Antonello, e che commenta quanto nel documentario sia stato evocato io, parlando in loro caso, comunque e prima anche nel pubblico si commentava il fatto che quanto in realtà Dio sia lontano da tutto quello che succede lì, nel senso che c'è talmente sofferenza, talmente dolore che ci si chiede dove sia. E la domanda verte sul fatto, cioè quanto pesa e quanto peserà invece
questa situazione in un occidente che è sempre più lontano dalla visione di Dio, e soprattutto quando, per esempio, in Italia, il ruolo del Vaticano e dei fratelli tutti di francescana memoria influisce sul fenomeno dell'immigrazione e quindi anche sulla politica. Beh, gira molto, certamente, perché fa parte della riconversione di un pensiero definibile come forte a un pensiero definibile come debole. Il fatto che un pensiero sia ispirato anche da principi, definiamoli trascendenti, che poi possono essere della natura, in qualche maniera lo innerva di un'energia e di una forza particolare. Per cui hai una prospettiva sulle cose, per così dire, no? Un po' più a lungo abito, e la secolarizzazione assoluta dei processi all'interno della regione del nostro paese, e tutto l'Occidente, certamente influiscono su questa colossale perdita di senso in cui noi ci troviamo. Poi c'è un altro gravame da questo punto di vista. Tutti voi conoscete il libro di Hannah Arendt, La banalità del male. Esiste anche un libro molto meno conosciuto che si chiama La banalità del bene, di uno scrittore tedesco che è Michael Waltz. Quando io penso alla banalità del bene, per esempio, penso, tra le tante cose, al processo di rimozione a cui è sottoposto un po' tutto l'Occidente, non solo l'Europa. L'uomo bianco, se facciamo queste categorie qui. Secondo voi, siccome l'uomo bianco è gravato da una serie di colpe storiche, ecco, l'espiazione di queste colpe avviene attraverso la rimozione di fatto, no? Cioè, quindi questa impossibilità, per esempio, di affrontare dialetticamente un tempo. Cioè, io devo espiare a vita una colpa, io non voglio neanche dire presunta, ben inteso, perché sicuramente l'Occidente nei confronti dei cosiddetti popoli del terzo mondo ha delle effettive colpe, ma queste colpe le si possono espiare solo attraverso un processo dialettico, quindi affrontato in maniera serena, piena, magari anche che questa impressione conduce anche a delle azioni politiche, perché no, ma certamente non può avvenire attraverso la rimozione. E a noi viene chiesto continuamente la rimozione, cioè quello che è successo esattamente nella Germania post-Terzo Reich, in cui da un giorno all'altro i nazisti non esistevano più. Un paese in cui c'era stato un consenso oltre il plebiscitario verso quel regime, magicamente quel consenso non esiste più. E io non voglio neanche fare un fatto, diciamo, di vigliacca di odio opportunismo, ma ne faccio un fatto, diciamo, più sottile, più probante. Se questi processi di, chiamiamoli, modo di affrontare appunto l'ombra che è dentro di noi individualmente e collettivamente non vengono affrontati, non vengono fronteggiati apertamente, il problema è che è lì, in quelle zone d'ombra, che nascono i mostri. È lì che nasce anche il razzismo vero, perché esiste un fenomeno che in sociologia è definito magnetismo di ignoranza, che i giovani, per esempio, anagraficamente dovrebbero conoscere bene. Cioè, nel momento in cui una cosa è proibita, quella cosa mi affascina di più in quanto proibita. Quindi, paradossalmente, questa negazione totale del nostro passato, della nostra identità, eccetera, e ci sono lì i germi invece per cui possa nascere in realtà una mentalità più conflittuale nei confronti dell'altro da sé. E rimango un attimo su questo tema conflittuale, perché prima ho parlato di scambio culturale, appunto, come nascente da questa consapevolezza
comune della differenza. Certamente nello scambio culturale tra diversi esiste anche la conflittualità, esiste anche il pregiudizio, che sono cose umane, che non vanno neanche etichettate, descritte come giuste o sbagliate, fanno parte della natura dell'uomo. Se uno le accetta, le supera. Se fa finta che queste cose non esistano, invece si entra in quest'altra conflittualità, in cui apparentemente siamo tutti uguali, ci vogliamo tutti bene, e in realtà strisciante c'è un odio incredibile verso la persona che abbiamo accanto. Io ora credo, per esempio, in questa sala oggi, quante persone ci sono che, diciamo, non sono nate in Italia, oppure sono nate in Italia da genitori che non sono nati in Italia? C'è qualcuno? Una persona? Una. Allora, se questo avviene, certamente non è perché, diciamo, gli immigrati, diciamo, le persone che vengono, che hanno una storia che li porta fuori da questo paese, siano tra virgolette cattivi o non vogliono riflettere su questi temi, ma è la dimostrazione di un'altra ipocrisia profonda. Cioè, com'è che vengono immaginati questi migranti da parte del potere costituito, in particolare da parte di quegli avamposti cosiddetti progressisti? Forza lavoro, a basso mercato, bacino di voti. Il PD dice chiaramente di voler fare certe leggi per garantirsi una sopravvivenza elettorale. Di fronte a uno stato delle cose simile, è evidente che il migrante che arriva in Italia si percepisce in qualche maniera sotto scacco costantemente, sotto ricatto costantemente. E quindi difficilmente lo troveremo dialetticamente dalla parte, diciamo, contro il sistema, per un meccanismo che di fatto di compravendita delle anime, di compravendita delle coscienze. Questo non c'è niente evidentemente da biasimare. Però se noi, per dare un auspicio politico finale, se noi vogliamo fare un'operazione da questo punto di vista, noi questa mentalità strisciante in realtà di conflitto la dobbiamo veramente ribaltare, da far capire che, per esempio, noi avremmo vinto nel momento in cui in una sala di questo genere, di fronte a un documentario di questo genere, la sala sarà piena di immigrati, perché noi avremo posto un tema fondamentale che non è quello del conflitto orizzontale, dicevo, tra poveri o meno poveri, ma del fatto che qui proprio siamo oltre il razzismo, oltre l'etnocentrismo, l'idea che tutti, il giovane precario, il sessantenne che ha perso il lavoro, eccetera, eccetera, esattamente come chi arriva dalla Libia, stiamo combattendo contro un nemico comune, ed è questo che ci deve unire. Chiudere, perché con i tempi siamo già alla fine, ha interessato molto interesse per varie domande il ruolo della Tunisia. E quindi la domanda è questa: si parlava anche prima di Edoardo, di quasi per fare un screening in Africa, quindi anche può essere uno spot quello della Tunisia, quindi può avere un senso aiutare a casa loro, se la casa loro diventa la Tunisia, come una volta era il ruolo della Libia pre distruzione occidentale, cioè la fine dei Gheddafi, che era una guerra mediterranea, ed era il luogo in cui c'era un'immigrazione africana di altri paesi, però non per restare, perché una qualità della vita che era precedente. Quindi può, per esempio, un aiuto occidentale in Tunisia provare a generare in qualche modo questo tipo di processo e quindi porre un argine a questo fenomeno? Sì, ti ringrazio la domanda, così parliamo un attimo anche di Tunisia, perché la Tunisia è in un momento eccezionale della propria storia in questo momento. Allora, innanzitutto le crisi in Tunisia sono state fatte, che avete visto nel film, nel 2019, quindi in quanto sia stata fatta in quel momento storico. È successo qualcosa nel 2019.
è stato eletto presidente l'anno successivo, Kais Saied. In Tunisia l'elezione del presidente è diretta, quindi lui è stato votato direttamente dal popolo. Kais Saied è un professore di diritto che non ha mai fatto politica prima di diventare presidente della, della Tunisia, che come molti nel mondo arabo, diciamo così, ha fatto un ragionamento semplice: o ci spaziamo dalla fratellanza musulmana o non ne usciamo più. Che cos'è la fratellanza musulmana? È una corrente di pensiero all'interno dell'Islam, per farla breve, che doveva essere la promessa sposa delle cosiddette rivoluzioni arabe, perché infatti era nato bene in Tunisia, in Libia e inizialmente anche in Egitto. Questo perché? Perché si erano resi conto che praticamente con una piora, con una mafia, si era allungato i propri tentacoli a tutti i livelli della vita istituzionale in Tunisia. Ora, quindi che è successo? Due anni fa ha sospeso il Parlamento, grazie a un articolo della Costituzione che gli permetteva di fare questo, e ha costretto tutti i parlamentari a fare a meno dell'impunità parlamentare di andare a farsi processare tutti quanti. Praticamente ha decapitato i vertici della fratellanza musulmana. Il dicembre scorso, con seconda votazione, questo gennaio, è stato finalmente eletto il nuovo Parlamento. Nel nuovo Parlamento la fratellanza musulmana è praticamente sparita. Ok, che succede? La Tunisia, proprio perché eredita 10 anni di sfruttamento e di saccheggio della fratellanza musulmana, che a tutti gli effetti è stato un agente dell'Occidente all'interno dei stati e delle economie dei paesi arabi, si ritrova oggi in una profonda crisi economica. Ora, il Fondo Monetario Internazionale si è fatto promotore di una proposta di un fondo per aiutare l'economia tunisina, però chiaramente in cambio chiede tagli, chiede il controllo su alcune nomine all'interno delle istituzioni della Tunisia, insomma qualcosa che il presidente tunisino, che il governo tunisino e che il popolo tunisino hanno rifiutato, hanno rigettato come una pesante ingerenza coloniale all'interno della vita del paese. Qual è la conseguenza? Che anche l'Unione Europea, facendo da spalla al Fondo Monetario Internazionale, ha chiuso i rubinetti. Praticamente la Tunisia oggi si muore di fame, perché l'economia tunisina è completamente in ginocchio, perché ci sono 10 anni di saccheggio, perché le banche occidentali stanno chiedendo i soldi. Allora, la prima forza lavoro che si è ritrovata completamente scoperta, chiaramente erano proprio quegli immigrati che negli ultimi anni erano scappati dalla Libia e che avevano trovato rifugio, diciamo, in Tunisia, e sono quelli che stanno partendo adesso. Infatti le partenze dalla Tunisia negli ultimi mesi hanno superato quelli dalla Libia, che è una cosa impensabile. Ora, qual è il punto? Il punto è che non so se avete decapitato invece gli articoli di Alessandro Orsini negli ultimi 2 settimane, perché lui ha provato a spiegarla così. Allora, la fratellanza musulmana ce l'ha descritta come una organizzazione pacifista, internazionale, un'organizzazione pacifista, che è una cosa che proprio non si può sentire. Ha definito Kais Saied, il legittimo presidente tunisino, come un razzista, un dittatore, quando è stato eletto con un ampio margine direttamente dal popolo e tuttora ha un ampio consenso popolare, perché i tunisiani che hanno vissuto questi 10 anni sanno anche loro. Quindi oggi la Tunisia è il paese da cui arrivano più immigrati, arrivano più partenze dal Nord Africa. In questi mesi il motivo è questo. Se si volesse fare veramente qualcosa per fermare le partenze della Tunisia, bisognerebbe semplicemente accettare che la Tunisia sia uno Stato sovrano che possa decidere per conto proprio come governare il proprio paese. Noi lo stiamo invece affamando. Però c'è un altro fatto secondo me interessante, la questione che la Tunisia in questo momento non ha alternative sostanzialmente, o si vende al Fondo Monetario Internazionale e gli danno una botta definitiva, oppure di fame, o se no, negli ultime settimane è uscita una terza opzione, che il presidente Kais Saied l'ha messa subito sul tavolo. Stanno per chiedere l'ingresso nei BRICS.
al pari dell'Algeria, che è il loro paese confinante. Questo è il motivo che sta facendo salire il sangue al cervello a tutti in Occidente. In questo momento il sangue al cervello è arrivato persino a Orsini nelle ultime settimane, per cui stanno dicendo di tutto contro il presidente Kais Saied. Lo stanno accusando di essere razzista, lui che è africano, lo stanno accusando di essere un dittatore, lui che ha il consenso popolare. Vorrei vedere se i premier italiani degli ultimi anni avevano il consenso popolare di cui può vedere Kais Saied. Quindi in quel momento lì la Tunisia era un'alternativa però temporanea, nel senso che innanzitutto scappavano dalla Tripolitania, dove sono soggetti a schiavitù e a tortura, a scopo di estorsione, però chiaramente è una soluzione temporanea. Avete sentito la storia di questa ragazza nel film, nel documentario, che si era messa in salvo in Tunisia e voleva tornare a casa, non veniva con la CREI, nessuno la portava, nessuna delle organizzazioni internazionali la riportava a casa, perché per loro la Tunisia è un punto sacro, una volta che arrivano lì non ne parlano più fisicamente da nessuna parte, quindi qualcuno li deve caricare su un aereo e tornare a casa. E quella, pur di tornare a casa, è rientrata in Libia per andare a Tripoli ad usufruire dei voli di rimpatrio, e lì poi ha raccontato come è andata a finire. Quindi sì, ci sono delle persone oggi, tra soprattutto in Libia e in Tripolitania, il numero è di 40.000, che già da anni hanno una protezione internazionale. Questi dovrebbero volare oggi stesso, caricati su aerei, da Tripoli verso le principali capitali europee, quindi aggirando l'accordo di Dublino, ridistribuiti a monte, non a valle, perché se li ridistribuisci una volta che dopo averli salvati, quella si chiama selezione naturale, okay? Li devi ridistribuire prima a monte, sono 40.000, quanti ne abbiamo ospitati, accolti già di rifugiati ucraini in quest'ultimo anno? Ecco, ce n'erano 40.000 soltanto dalla Libia, che dovevano essere ricollocati negli ultimi 7-8 anni in tutti i paesi europei, e non siamo riusciti a fare questo. Tutti gli altri che stanno lì per un'illusione, perché le mafie gli hanno fatto credere che in Europa si entra anche se non hai i documenti, okay? Ma una volta che hanno capito perché si trovano lì, cioè per rappresentare una forza lavoro gratuita per le milizie, l'avete sentito nel documentario, la maggioranza sta chiedendo di tornare a casa, di essere riportata a casa. Anche questi che stanno nella Tunisia, Saied gliel'ha detto chiaro, ha fatto un discorso alla nazione in cui ha parlato con gli altri fratelli africani presenti in Tunisia, gli ha detto: qui stiamo morendo noi di fame, cosa volete fare? Io sto cercando di organizzare dei voli di rimpatrio con le vostre ambasciate, noi i soldi per pagare questi voli non li abbiamo, se i vostri, però ci stiamo mettendo a parlare con le vostre ambasciate per farvi ritornare a casa. Le ambasciate ovviamente non rispondono, perché sanno che questa è tutta forza lavoro, che una volta che torna a casa è senza lavoro, quindi sono i primi che potrebbero mettere in piedi una rivoluzione o comunque sfidare il potere, perché sono i primi a, come dire, a pagare il prezzo, e soprattutto perché sono soldi che dovrebbero investire per riportare a casa i propri connazionali. Quindi questa è un po' la situazione della Tunisia. In questo momento si potrebbero fare tante cose con la Tunisia, ma chiaramente l'Europa ha scelto ancora una volta la strada del colonialismo, e penso che i tunisini, a parte dei libici, presto risolveranno i loro problemi da soli e a modo loro. Quello che dicevi, perché c'è un agi del 24 marzo 2023 dove si parla proprio delle parole di Saied, che dice praticamente quello che poi i gazzettieri italiani riportano e traviscano. Lui dice che l'immigrazione dall'Africa subsahariana fa parte di un'impresa criminale ordita all'alba di questo secolo per modificare la composizione demografica della Tunisia in modo che potesse essere considerato un paese solo africano. Ma questo da gazzettieri italiani è considerato come razzista e come dire, qualcosa da indicibile. Invece secondo me è di realismo assoluto e dice esattamente come stanno le cose. Il documentario lo mostra. Ma soprattutto un europeo che è razzista o un africano. E non sorprende infatti di fronte a
questo trattamento neocoloniale, il cosiddetto occidente democratico che serve a questi paesi, che ci sia la vita per entrare nei BRICS, ovviamente. E io ringrazio i nostri ospiti, vi do un applauso, ringrazio per la pazienza. Grazie per tutte le comunicazioni. Intanto volevo annunciare per chi non lo sapesse che a maggio uscirà un mensile di Alta Cultura che si chiama Visione, un altro programma sul mondo, qui si verrà anche Michelangelo, credo anche Antonello, e sarà un mensile cartaceo firmato sulla TV che vi invito a seguire. Poi vi ricordo, come abbiamo visto nel video che abbiamo mostrato prima nel documentario, dal 22 aprile inizierà la raccolta delle firme contro il via dell'arte in Ucraina, quindi ci troverete i pacchetti, comunicheremo tutto. E infine, per chi volesse stare in contatto con noi, vuoi iscriversi alla raccolta della Sovranità Popolare, troverete i mobili, resteremo ancora qualche minuto il pacchetto all'ingresso e quindi veniteci a cercare. Vi ringrazio, una buona serata.